Ciao ragazze, oggi vi propongo questo trucco in cui ho abbinato il viola al dorato. È un trucco facile e veloce di realizzare, però di effetto, perché essendo il giallo ed il viola colori complementari, l'uno risalterà l'altro. Per creare la base sulla quale mettere dopo gli ombretti in polvere ho scelto questi matitoni di NYX che sono cremosi e come ben sappiamo tutte ci vuole una base cremosa sulla quale mettere gli ombretti in polvere poi per far sì che durino di più. Poi prendo questo ombretto di L'Oreal che è molto pigmentato e luminoso e lo metto su tutta la palpebra mobile. Per un risultato più omogeneo ed intenso mi piace applicare questo ombretto con le dita e lo applico un po' alla volta tipo a strati. Poi prendo questo ombretto viola. Questo sì lo applicherò con un pennello di sfumatura e lo applico sopra, sempre dimentico il nome, la piega dell'occhio e lo sfumo verso l'alto. Adesso prendo una matita nera e la applico il più vicino possibile alle ciglia. Poi sfumerò il tracciato per un risultato più, diciamo, smoky. Meno intenso e meno definito. Adesso riprendo il viola e lo applico nell'estremo della palpebra inferiore e riprendo il matitone dorato e anche l'ombretto dorato per creare il punto luce. Matita nera nella rima interna sia inferiore che superiore, piego le ciglia e metto il mascara. Abbondante! Adesso è il momento del blush, uso sempre questo blush, sarete già stanche di vedermi però mi piace tantissimo. Ha questa tonalità così calda che va benissimo sia come blush che per fare il contouring e a me piace risparmiare in tempo. Adesso con un correttore neutralizzo il colore delle mie labbra per far sì che il rossetto abbia il suo colore vero sulle mie labbra, che è questo rossetto nude che mi piace anche tanto di Revlon. Bene, questo sarebbe il risultato finale, spero che vi piaccia, che lo realizziate, non so se si dice così. Ci vediamo nel prossimo video, un bacio. Muah.